Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un termine molto diffuso nell'ambito dello sviluppo cloud, e cioè del termine serverless, che letteralmente significa senza server. Ma che cosa si intende con serverless? È davvero possibile far girare delle applicazioni senza i server, cioè senza l'infrastruttura? Beh, in realtà non è proprio così. Semplicemente si tratta di un modello in cui la gestione dell'infrastruttura non è sotto il nostro controllo. Cioè, sostanzialmente noi andiamo a sviluppare del codice che facciamo eseguire su una piattaforma messa a disposizione da uno dei provider disponibili in cloud. In questo modo non ci dobbiamo preoccupare di aspetti tecnici, infrastrutturali, ma concentrarci esclusivamente sul codice che andiamo a sviluppare. In realtà il serverless poi si abbina a un diverso modello di pricing, nel senso che normalmente quando noi utilizziamo, acquistiamo una soluzione in cloud, cosa facciamo? Semplicemente andiamo a prendere una macchina, un server dedicato, un server virtuale, in genere si parla di VPS, Virtual Private Server, comunque di risorse che paghiamo indipendentemente dal loro utilizzo. In pratica, quando noi acquistiamo un server, per esempio un VPS, un server virtuale, con una certa dotazione di RAM, di potenza di calcolo, di disco, noi paghiamo indipendentemente dal fatto che questo venga utilizzato a pieno carico o meno, o addirittura inutilizzato. Viceversa, con il serverless, in sostanza si paga il numero di esecuzioni del nostro codice, cioè noi sviluppiamo il codice. Normalmente il serverless si abbina alle cosiddette funzioni, cioè noi andiamo a sviluppare del codice sotto forma di funzioni. In realtà più funzioni possono essere architettate in maniera tale da creare applicazioni un po' più complesse, però in genere il concetto è di avere una funzione, quindi che svolge un ben preciso compito, e andremo quindi a pagare il numero di volte che questa funzione, quindi che questo codice viene eseguito, normalmente in combinazione con il tempo di esecuzione. Quindi il prezzo è un po' una combinazione di numero di esecuzioni e di tempo di esecuzione. Se nessuno utilizza il nostro codice, praticamente non paghiamo nulla. Quindi in sostanza noi possiamo avere del codice una funzione, più precisamente serverless, che sta lì pronta a rispondere a delle richieste. Finché queste richieste non arrivano, non paghiamo nulla. Ovviamente, che cosa succede? Che accanto a questo aspetto, ecco, c'è anche l'aspetto relativo alla scalabilità, nel senso che non avendo noi la diretta gestione dell'infrastruttura, abbiamo la possibilità di gestire, o meglio, è il cloud provider a gestire eventuali picchi. In realtà tutto questo avviene in maniera trasparente, nel senso che poiché paghiamo appunto il numero di esecuzioni del nostro codice, queste possono essere un numero limitato, non so, 100 richieste al minuto, ma potrebbero essere anche 10.000 richieste al minuto. Non ci dobbiamo preoccupare noi di adeguare l'infrastruttura, quindi di scalare l'infrastruttura in funzione di questi picchi di richieste. Tutto viene gestito, direttamente dal cloud provider. Bene, questa soluzione in realtà va detto che non sempre si applica in tutti i contesti, cioè ci sono vantaggi e svantaggi. Abbiamo detto i vantaggi sono appunto il non dover gestire tutta l'infrastruttura, questo significa anche non dover avere quelle competenze tecniche specifiche che non necessariamente uno sviluppatore deve avere. Secondo, appunto, la possibilità di scalare senza particolari problemi. Gli svantaggi però quali sono? Beh, il primo è che in talune situazioni l'utilizzo del serverless potrebbe anche essere più costoso di una soluzione tradizionale, nel senso che se abbiamo un utilizzo costante, pesante del nostro codice, quindi con tantissime richieste, beh, teniamo presente un fatto che comunque se il cloud provider ci mette a disposizione, come dire, la sua competenza nella gestione dell'infrastruttura, naturalmente questo ha un costo. Questo significa che comunque
dobbiamo valutare il carico e probabilmente a parità, diciamo, di carico, quindi con un utilizzo molto intensivo, probabilmente il costo del serverless è maggiore del costo che avremmo gestendo noi l'infrastruttura, chiaramente con poi i costi legati all'infrastruttura stessa e quindi alle competenze necessarie. E quindi in questi casi magari una soluzione gestita da noi, per esempio su un orchestratore come Kubernetes in cui andiamo ad impostare comunque dei meccanismi di autoscaling, può costare meno appunto dell'utilizzo del serverless. Beh, come dico sempre, occorre valutare caso per caso, quindi analizzare bene lo scenario, il contesto e quindi capire laddove sia conveniente utilizzare il serverless, laddove sia invece conveniente utilizzare una soluzione, diciamo così, tradizionale, quindi dove siamo noi a gestire il tutto. Anche perché in talune situazioni potrebbe essere importante, avere un controllo più diretto dell'infrastruttura, cosa che con il serverless non si riesce ad avere perché appunto è tutto delegato al provider. Quindi magari ci sono dei contesti in cui, del codice non viene utilizzato appunto con una frequenza elevata, però per esempio potrebbe essere utilizzato in momenti particolari con dei picchi. Allora magari in quel contesto può avere un suo senso. L'altro svantaggio è rappresentato dal cosiddetto vendor lock-in, cioè dal fatto che ogni provider mette a disposizione la propria infrastruttura serverless. Normalmente, ecco, quando si parla di serverless, si sente parlare molto di un approccio cosiddetto function as a service, quindi si parla in qualche modo di funzioni, cioè del codice visto come un insieme di singole funzioni dove ciascuna funzione svolge un compito ben preciso. Allora, ogni provider ha il suo, diciamo, prodotto, quindi per esempio se andiamo su Amazon abbiamo le Lambda Function, abbiamo le Azure Function se andiamo sulla piattaforma Microsoft, le Google Function se andiamo su Google, quindi diciamo ogni provider appunto ha la sua soluzione. Questo significa che se andiamo a sviluppare diciamo su una certa piattaforma, in qualche modo siamo vincolati a quella piattaforma, quindi a diciamo quello che è il prodotto che viene messo a disposizione da quel particolare provider. Questo significa che normalmente migrare su un'altra piattaforma significa in qualche modo dover riscrivere magari il codice, quindi c'è uno sforzo in più e un costo in più. Motivo per cui stanno nascendo anche delle soluzioni, nascendo in realtà sono già delle realtà, di soluzioni open source che permettono di fatto di avere il serverless indipendente dal cloud provider, cioè un serverless che noi possiamo far girare su vari cloud provider. Cito per esempio OpenFAS oppure l'altra soluzione Nuvolaris con cui appunto noi possiamo, diciamo, avere un'infrastruttura che possiamo far girare su qualsiasi cloud provider, per esempio che possiamo far girare su Kubernetes, Kubernetes che può essere diciamo in esecuzione su Amazon piuttosto che su Google, su Azure, dove vogliamo, però appunto avere una piattaforma che in effetti non dipende dal particolare fornitore di servizi e che quindi ci svincola da questo lock-in, cioè da questo appunto legame così stretto e quindi abbiamo la possibilità di trasferire la nostra piattaforma dove è più conveniente, per esempio, dal punto di vista, non so, dei costi piuttosto che, non so, dei vantaggi dal punto di vista tecnico. Bene, direi che per il momento è tutto. Come al solito, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Se volete, potete sostenere il video con tutte le modalità che trovate in descrizione. Ci vediamo la prossima volta per affrontare un nuovo argomento dedicato all'informatica. Grazie, ciao!